per abbinare una delle eccellenze del nostro Made in Italy, cominciamo da una cosa molto toscana e molto senese, al punto alla scena teatrale, al busto dello spettacolo dal vivo, no? Perché alla fine anche una cucina, un prodotto tipico, no? È una narrazione e una performance, assomiglia molto alle arti performative, tant'è vero che nel mezzo televisivo avrete visto che la cucina fa spettacolo, no? Da MasterChef in poi è tutto un proliferare di trasmissioni che hanno a che fare con cuochi, cucine e ricette. La nostra è una cosa diversa, un format diverso, e abbiniamo uno spettacolo con una cena a tema sullo spettacolo. Quindi c'è un argomento di base legato alla tradizione e alle tipicità, e mentre l'artista, l'attore, il musicista vanno in scena e ti propongono lo spettacolo, tu in lo stesso momento ti trovi nel piatto e nel bicchiere cose che hanno a che fare con lo spettacolo. Il primo di questi, che noi abbiamo chiamato Cene Spettacolo, c'è giovedì 7 settembre in Piazza Rosselli, qui a Poggi Bonsi, ed è dedicato a Cafiero. Cafiero non ha niente a che vedere con la tradizione napoletana, ma è una storica osteria di Siena, nella contrada della Torre, dove il popolo senese, abitualmente i contradaioli, si ritrovavano. C'è tutto un mondo intorno alle vecchie osterie, anche Poggi Bonsi ne aveva, Bazzino ne è un esempio, è passata di mano innumerevoli volte, ma il Bazzino originale era una vecchia osteria di fine 800, primi 900, la bettola di una volta. Cafiero, come altre nel territorio di Siena, è rimasta attiva più a lungo perché il mondo delle contrade di fatto ha consentito a questi tipi di locali di vivere qualche decennio in più che da altre parti. Il Cafiero originale, anche questo, non esiste più, allora abbiamo pensato di dedicargli questo cena spettacolo in cui un musicista e un attore senese, Francesco Burroni, ci presentano gli stornelli, i canti, le storie che si raccontavano nell'osteria, e noi invece nella Piazza Rosselli, davanti al Politeama, mentre loro fanno il loro spettacolo, ci troveremo nel piatto e nel bicchiere, come vi dicevo, le cose che si mangiavano da Cafiero, le classiche cene o colazioni alla senese che usano ancora nel periodo del palio. Quindi ci sono le cose classiche, dalle acciughe sotto pesto, che sono un must in terra di Siena, insieme all'uovo sodo, ma anche piatti più estivi come la panzanella, oppure più invernali e più tradizionali come il baccalà, che pur essendo la ricetta alla livornese, ha una sua storia anche nelle nostre terre. I vini saranno vini locali di un'azienda che ha i suoi vigneti in gran parte nel comune di Poggi Bonsi, è quella della Croce, dei fratelli Zari, e quindi sarà un omaggio alle nostre origini gastronomiche, culinarie e di intrattenimento, perché l'osteria poi era un punto di ritrovo che ci siamo portati dietro fino a pochi decenni fa e che purtroppo adesso sono andate un po' perdute.